È il giorno dell'esordio di Nello Di Costanzo sulla panca del Barletta. Il tecnico romano si pone in continuità con il predecessore Cari, ma contro il modesto Bassano opta per un inedito 4-4-2, almeno inizialmente, con Mazzeo Infantino dal primo minuto. Sono però i veneti ad impensierire subito Pasquale Pane, Gasparello gira di testa a rete. La risposta per i biancorossi è affidata all'altro rientrante, ovvero Daniele Simoncelli. Il Barletta esercita una certa pressione sui bianchi veneti, a loro volta velenosi in contropiede. Punizione e azione carambolesca in area fino al fallo di Petterini su Morosini per Bruno Di Torino e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Galabinov, che si fa tuttavia ipnotizzare dall'ottimo Pasquale Pane, che respinge. Né sul proseguo dell'azione i veneti riescono a ribadire a rete. Scampato il pericolo, il Barletta stenta a proporsi in avanti, tantomeno a mettere pressione sugli ospiti ordinatissimi. È però un mezzo infortunio della difesa bassanese a mettere Antonio Schetter nelle condizioni di far male, esaltando tra l'altro anche le proprie doti tecniche. Bello il gesto del centrocampista barlettano, vale il vantaggio. Apertura di ripresa e Schetter pennella per Fabio Mazzeo, incredibile il gol che il capocannoniere riesce a sciupare. Barletta, che nel frattempo si è riassestato sul consueto 4-2-3-1, più intensità e più concretezza. Solo la base del palo negherà ancora a Mazzeo la chance di incrementare il proprio bottino di 10 segnature. Punizione di Mazzeo, respinge Grillo e Cerone da due passi manda a lato, ma per la prima vittoria dell'era Di Costanzo può bastare così. Mister Di Costanzo, analizziamo un attimino la partita. Un Barletta che ha cambiato pelle dalla prima alla seconda frazione, modulo e atteggiamento. Beh, abbiamo cominciato forte, poi siamo usciti indenni da un calcio di rigore. Se fosse andata dentro la palla, poi avremmo avuto bisogno del nostro miglior carattere per recuperare, ma comunque quel calcio di rigore ci ha dato anche la carica per osare ancora più. E dopo il gol abbiamo avuto un momento nella fine del primo tempo in cui abbiamo sofferto gli avversari, eravamo un po' lunghi, sfilacciati, poi il secondo tempo siamo stati più compatti, abbiamo avuto delle occasioni da gol che potevamo sfruttare meglio, ma soprattutto la cosa principale, in vantaggio, abbiamo concesso quasi niente a una squadra che comunque, anche se sta in bassa classifica, è una squadra che di solito ha grande qualità e mette in gran difficoltà gli avversari. Nelle ultime due partite avevano fatto 4 punti, quindi diciamo che lo spirito di sacrificio della squadra è uscito fuori, le occasioni per fare il secondo gol ci sono state, per il momento va bene così. Abbiamo visto anche che ha avuto la possibilità di ruotare soprattutto gli esterni, dunque si è fatto un'idea più chiara, perché insomma i 90 minuti agonistici sono tutta un'altra cosa rispetto all'allenamento sterile. Beh, io oramai i giocatori e le loro caratteristiche le conoscevo benissimo, quindi a seconda delle circostanze ho fatto delle variazioni, però inizialmente volevo una spinta sugli esterni con dei cross, anche se loro erano molto bravi a chiudere, però insomma questo era un po' ciò che bisognava mettere in campo ed è stato fatto, però ci sono anche molte cose da migliorare. Come si commenta da parte bassanese? È abbastanza difficile, perché chiaramente dopo la prestazione magari ci sta pure, però quello che è che magari ci condanna è quell'errore, no? È quell'episodio che può essere più o meno favorevole, però ripeto, lungi da me pensare o accampare scuse su quel rigore sbagliato, perché i rigori si possono sbagliare, si possono fare, ma una squadra che si intende tale non deve avere un abbassamento di tono, anzi dovrebbe, per come siamo messi noi anche in classifica, sbagliato il rigore ancora più arrabbiati di prima, tra virgolette. Una lettura tattica, il Barletta che ha fatto più male quando è passato al 4-2-3-1 rispetto all'iniziale 4-4-2, che insomma vedeva gli esterni non pungere, anzi voi quasi in surplus eravate lì e controllavate tutto, non si passava. E diciamo che la velocità di Schetter insomma ha messo dentro 2 o 3 bei palloni che potevano anche magari determinare tante cose, come è successo nel secondo tempo, no? Che sono arrivati dei palloni rasoterra su questo campo viscido perché ha cominciato a piovere,
ed erano molto pericolosi, non a caso pur avendo della gente alta non mettevano i palloni alti là davanti, quindi può uscire il portiere, può esserci uno dei nostri a rinviare, rasoterra, sono palloni molto molto pericolosi, loro bravi su questo. E Schetta nel primo tempo ne ha fatti diversi, no? Di fronte aveva un 91, quindi io devo calcolare anche, no, il nostro under, che nonostante tutto è riuscito quantomeno a imbrigliarlo un pochettino, a non permettergli tante cose. Ha fatto gol di furbizia, era lì dietro, non c'è neanche il fuorigioco, visto che l'abbiamo messa noi poi dietro, e quindi è stato molto bravo, molto furbo.